Perché scheda bianca i primi tre scrutini? Non abbiamo ancora deciso, facciamo le consultazioni e poi decideremo. Grazie, arrivederci. Grazie. Renzi ha fissato un metodo, vale a dire tre schede bianche e poi alla fine del giro di consultazioni che farà domani un nome che sia il più possibile condiviso da votare alla quarta. È probabile quindi un nome figlio del patto del Nazareno, al quarto scrutinio se basta il quorum con i voti del PD e di Forza Italia si fa un presidente figlio del patto di questo accordo del Nazareno oppure no? Ma le condizioni ci sono e sono state poste. Io spero di no, perché non credo che un Presidente della Repubblica scaturito e distillato del patto del Nazareno sia una soluzione nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Però questo rischio lo vede. Ci sono le condizioni, è evidente, lo dice la realtà della proposta, e cioè votare scheda bianca dove si chiede un quorum molto largo, come la Costituzione prevede, attenzione, invece votare scheda bianca e partire soltanto alla quarta, ci sono queste condizioni, ma spetterà poi al Presidente del Consiglio evitarle, ripeto, con una proposta autorevole, autonoma, e questo l'abbiamo detto perché ci sono stati anche degli interventi, sarebbe importante che partisse dal Partito Democratico e dalla unità del PD. Noi abbiamo 450 elettori circa, e questo significa che la responsabilità del prossimo Presidente della Repubblica ricade molto sulle nostre spalle.